Terzo giorno di conferenze stampa per la 39esima edizione del Torino Film Festival. Federico Bernocchi, Caterina Taricano che quest'oggi con voi. Cominciamo con una bellissima conferenza stampa. Saluto il direttore Stefano Freccedicelli che vedo in sala, però la conferenza che stiamo per fare è dedicata all'evento di Filippo. Stiamo parlando della sezione fuori concorso Tracce di Teatro. Ci sono due film in programmazione che sono Sabato, Domenica e Lunedì e Non ti pago. La regia è di Edoardo De Angelis che abbiamo al tavolo. Grazie. Nel cast del film Non ti pago, Maria Pia Calzone. E per quanto riguarda il cast di Sabato, Domenica e Lunedì, Fabrizia Sacchi. Io ci tengo a ringraziare anche la commissione ovviamente del film, quindi Roberta Sessa di Piccomedia, Francesco Pinto, produttore creativo Piccomedia, Maria Pia Mirati, direttore di Rai Fiction, Francesco Nardella, vice direttore di Rai Fiction, Marta Aceto, producer Rai Fiction. Allora, per quanto riguarda la programmazione dei film, io ci tengo a ricordare che il 14 dicembre in prima serata di Rai 1 è la volta di Sabato, Domenica e Lunedì, mentre il 21 dicembre, sempre prima serata di Rai 1, Non ti pago. Ultima segnalazione, poi cominciamo con le domande. Domani, martedì 30 novembre alle ore 10, nell'Aula Magna della Cavallerizza Reale, quindi Via Verdi qua a Torino, ci sarà l'evento speciale del Torino Film Festival Edoardo e Noi, organizzato con l'Università di Torino e il suo palinsesto culturale Universo, Museo Nazionale del Cinema di Torino, e con la collaborazione ovviamente di Rai Fiction e Piccomedia. Quindi grazie mille. E io comincio con una domanda ovviamente a Edoardo diciamo la modernità evidente di questi due film e la necessità quasi di rinnovare l'interesse nei confronti di De Filippo, capace ovviamente di attraversare tutti i mezzi di comunicazione, quindi partendo dalla parola scritta, il teatro, la televisione e il cinema. Quindi il fatto che ancora fortunatamente nel 2021 parliamo con estremo piacere del lavoro di De Filippo. Quindi io chiederei a te, visto che ormai, come dire, è tua materia da Natale Casacupiello fino ad oggi, una riflessione sulla sua modernità. Scusate, tu sei velocissimo a fare le domande, non so se riuscirò a mantenere il ritmo di questo beat quasi torinese, ci provo, però concedimi una brevissima riflessione prima di tutto sui gesti. Un gesto che mi ha colpito molto è il gesto del servizio pubblico che compie Rai Fiction nel momento in cui decide di mettere a disposizione un classico con tutta la sua ricchezza di tutti. Quindi questo mi sembra una versione sublime di servizio pubblico. E poi un altro gesto vorrei sottolineare, il gesto del direttore artistico di questo film, di questo festival, che decide di dedicare uno spazio specifico a dei film che nascono con una destinazione televisiva, che sancisce definitivamente il crollo di qualunque barriera di natura estetica esistente tra film destinati al cinema e film destinati alla messa in onda. Oggi si può parlare di storie fatte di fotogrammi destinate unicamente all'oggetto principale, ovvero l'essere umano che se le deve guardare e ne deve godere e trarne il giovamento. Da qui una risposta possibile alla tua domanda. Non parlerei di modernità né tantomeno di attualità in relazione ad un classico. Un classico contiene tutti i conflitti, i desideri, le passioni, le gioie e i dolori che riguardano ogni essere umano sulla faccia della terra, in ogni luogo, in ogni tempo. E De Filippo, nel crogiolo delle sue opere, pone insieme tutti questi elementi. Li pone insieme attraverso una giustapposizione paradossale.
tra dolore e divertimento, non tanto sul dolore, ma divertimento nonostante il dolore. Se analizziamo le opere di De Filippo, sono tecnicamente non delle commedie, ma delle tragedie. Addirittura Natale in casa Cupiello si conclude con la morte del protagonista. Eppure, nella percezione popolare, tramandata attraverso i decenni, queste sono opere che fanno ridere. E non è falso, è vero, fanno ridere nonostante il dolore, perché credo che una delle, mi viene da dire lezioni, ma è qualcosa di più di una lezione, è piuttosto un lascito, uno dei lasciti di Filippo, è la capacità di far convivere l'elemento doloroso e l'elemento gioioso, nel suo caso nella stessa drammaturgia. Nel nostro caso, che abbiamo deciso di utilizzare un altro linguaggio per raccontare queste storie, nello stesso fotogramma. Grazie. Allora, visto che il tempo a disposizione per le nostre conferenze è limitato, anche per una questione proprio di logistica, di farci stare più conferenze possibili, io chiedo subito alla stampa presente in sala se ci sono delle domande per Maria Pia Calzone e Fabrizia Sacchi. Nel caso io poi posso procedere, vorrei lasciare lo spazio a voi, ovviamente anche a chi ci segue da casa, visto che c'è il collegamento Zoom e arrivano le domande. Allora, io farei però, chiedo scusa, con la comunicazione con la mascherina è difficile capire, cioè leggere il labiale tramite mascherina diventa complesso. Allora, io chiedo invece a Fabrizia Sacchi, visto che appunto fa parte del cast, del film cast, del sabato, domenica e lunedì, visto che abbiamo parlato, giustamente come Edoardo diceva, di testi che vengono percepiti dal pubblico ieri come oggi come divertenti, come comici, ma che hanno invece una parte anche di tragedia, però immagino che per un'attrice, per chi fa il vostro lavoro, sia anche estremamente soddisfacente e divertente da un certo punto di vista avere la possibilità di confrontarsi con dei testi così importanti, classici, come giustamente diceva Edoardo. Sì, allora, certo, dopo che ha parlato Edoardo è difficile dire delle cose, no? Perché Maria Pia annuisce. No, allora, sabato, domenica e lunedì è una guerra. Quindi già che uno va sul set per andare in guerra è già corrisponde molto alla mia idea di recitare, quindi è stato molto bello per questo. Un altro elemento importantissimo è il personaggio, Rosa Priore come Filumena, come per noi napoletani, ma credo che per tutti, non ha barriere questa considerazione, sono delle icone. E quindi si va oltre il classico, sono degli archetipi. Per noi, almeno per me, napoletana significa attingere alla mia profonda incoscienza, cioè il mio inconscio più profondo, e lavorare sull'istinto attraverso una lingua perfetta, teatrale perfetta, perché i dialoghi sono perfetti. Sono, come dire, non, è un classico appunto non per scherzo, diciamo, è proprio scritto in maniera teatrale e profondo, e quindi bastava mettersi a disposizione del testo di Edoardo, dell'essere napoletani, perché poi alla fine il dialetto è importante, anche se in questi testi il dialetto non c'è proprio tantissimo, però è quella la base, è l'espressione più intima di noi, soprattutto napoletani, che ci appartiene. Quindi è stato un regalo fare sabato, domenica e lunedì anche per questo, perché per un attore significa proprio, ecco, dare fondo a tutte le proprie potenzialità attraverso un testo che è capolavoro, diciamocelo. Certo.
Allora, è un festival in cui vengono presentati dei film che hanno a che fare, film e lavori televisivi, ma giustamente parliamo di film, che hanno a che fare con la nostra storia, il nostro DNA. Ieri è stata la volta di Get Back, il documentario sui Beatles, che fa parte, come dire, della crescita di ognuno di noi. Si è parlato ieri del film di Domenico Procaccio, una squadra con la squadra Coppa Davis. Oggi parliamo di Filippo, che fa parte, anche Maria Pia Calzone, fa parte, immagino, si parlava della lingua, anche del tuo DNA, perché non essendo, diciamo, direttamente napoletana, ma comunque cresciuta a Napoli, anche questo fa parte della tua storia. E anche io ti faccio più o meno la stessa domanda, cioè il divertimento e la soddisfazione di poter recitare un testo di De Filippo in un film di Edoardo De Angelis. Buongiorno, è acceso, sì. No, io diciamo che prima del divertimento ho sempre tanta paura, quindi viene molto, molto prima la paura. E quando Edoardo mi ha detto che mi avrebbe voluto affidare quel personaggio, io come l'ho investito di mille paranoie, perché no, ma è importante la lingua, è un classico, è questa donna, e poi la commedia, perché la commedia è matematica e quindi bisogna essere assolutamente presenti a se stessi e a quella lingua, tant'è che stamattina Edoardo mi ha fatto ricordare che io arrivavo tutte le mattine sul set, perché ovviamente la nostra sceneggiatura era un adattamento, per cui io tutte le sere, tutte le scene me le riguardavo nel testo originale, cercando delle sfumature o delle affinità, per cui c'erano delle volte per cui andavo dal mattino dopo da Edoardo e gli andavo a dire: però c'è questa cosa che voi non avete aggiunto, potrei aggiungerla. E mi diceva: fai tutto quello che vuoi, perché la nostra premura come attori rispetto a un testo così sacro, ovviamente molto percepita. Poi, come diceva Fabrizia, le donne di De Filippo sono veramente degli archetipi femministi, per cui sono donne che sono accoglienti, ma che combattono, che hanno una visione della loro femminilità, che cercano di tenere insieme la famiglia. Quindi noi in realtà il film non l'abbiamo visto, né io né Fabrizia, non sappiamo cosa, però cioè quello che speriamo, perlomeno quello che io spero che questa donna comunichi, è il senso della capacità di queste antico, di queste donne, di tenere insieme i pezzi delle proprie famiglie e di portare l'amore in ogni pezzo e di farli comunicare. Ecco, nella commedia, nello stare insieme, o nella commedia che diventa tragedia, perché anche nella, diciamo, non ti pago, a un certo punto si sfiora la tragedia, però insomma cercare di tenere tutto insieme attraverso l'amore, che mi sembra un concetto di questi tempi molto importante. Certo. Ricordo le messe in onda dei film: 14 dicembre, prima serata di Rai 1, sabato, domenica e lunedì, Non ti pago il 21 dicembre, sempre prima serata di Rai 1, e l'avventura di Edoardo De Angelis con De Filippo è cominciata con il già citato Natale a casa Cupiello. Sia Non ti pago, sia sabato, domenica e lunedì hanno un punto in comune. Mi piaceva molto quello che diceva Maria Pia Calzone per quanto riguarda il suo lavoro su questo film, che è un po' un affare di famiglia. C'è un punto in comune che collega tutti questi film, che è l'attore Sergio Castellitto, che abbiamo in collegamento in questo momento da l'istante, quindi ovviamente un applauso. Buongiorno. Buongiorno Sergio, io ovviamente da distante le porto il saluto del Torino Film Festival, siamo in tantissimi qua e siamo molto contenti di averla in collegamento. Per ragioni, diciamo così, legate a Covid non mi hanno fatto più muovere da Roma, quindi mi dispiace essere così lontano. Vedo Edoardo De Angelis lì nella sua posizione ideale, circondato da un gineceo d'artiste, quindi insomma sono contento di vederlo così centrale, ecco. Ciao Edoardo, ciao. Ecco, esatto, quindi Edoardo lo puoi guardare da lì. Posso dire questo, intanto il privilegio, la fortuna, il piacere di aver attraversato tutta questa drammaturgia, direi classica, ma direi eterna, insomma, in qualche modo. No, volevo fare invece una riflessione completamente diversa, cioè
Io ho letto degli appunti che Andrea Camilleri scrisse su Edoardo. E mi ha colpito in particolare una questione, cioè non ricordo nel corso di quale registrazione, di quale commedia, c'era uno dei personaggi che come intercalare usava nel dialogo per Dio, per Dio, per Dio. E fu chiesto a Edoardo di censurare questa esclamazione. Evidentemente in quegli anni, come dire, questo tipo di censura proveniva naturalmente da, come dire, aveva un'origine democristiana, cattolica e così via. Contemporaneamente, però, se voi andate a rivedere le registrazioni di alcune commedie, in particolare di Non ti pago, il personaggio di Ferdinando Quagliuolo, a un certo punto, nella scena in cui si lamenta del rapporto con la propria moglie, parla col suo attendente, diciamo, chiamiamolo così, e dice: "Io me la dovevo pigliare africana, razza inferiore", no? Battuta che noi, come dire, censori progressisti, abbiamo oggi dovuto, appunto, censurare. E non avremmo censurato probabilmente il perdio. Mi colpisce questa, come dire, migrazione della censura, che probabilmente è anche figlia di questa cultura della cancellazione della cultura, della cancellazione del linguaggio e di un certo politically correct, insomma, sotto il quale in qualche modo paghiamo tutti qualcosa. Ecco. Questa considerazione mi sembra, secondo me, necessaria. Per ritornare a quel discorso della scandalosità, Edoardo ha ragione quando dice che queste sono tragedie, queste sono tragedie travestite da commedie, come, no? Come dentro la pancia del cavallo di Troia trovi il dolore, ma il dolore ti viene raccontato attraverso, come dire, la beffa di un sorriso, di una risata e così via. Lavorare su questa drammaturgia è stato emozionante perché pur essendo dei personaggi differenti tra loro, parlo dei tre personaggi che ho recitato io, però tu senti il filo comune, no? Senti il filo comune di un mondo, di una visione del mondo. E in qualche modo anche quell'idea straordinaria per la quale Edoardo era un attore che scriveva. Edoardo era un attore che scriveva, non era un drammaturgo e poi c'era un attore protagonista e poi c'era un regista e poi c'era qualcun altro. Quindi come dire, dominare completamente la materia dal punto di vista della scrittura e poi della performance, chiamiamola così, è abbastanza unico nella nostra cultura teatrale, no? Per questo che magari lo scorso anno tutti erano preoccupati del fatto che misurarsi rispetto a Edoardo, rispetto alla sua inarrivabile statura di attore, sarebbe stato un problema. Noi questa sottomissione, chiamiamola così, non ce l'abbiamo avuta, pur avendo avuto, secondo me, uno straordinario rispetto. Qual è il salto in più che ha fatto che ha consentito di fare come dire, questo salto in più a tutto questo progetto? La verticalità del cinema, e questa gliel'ha data De Angelis, cioè ha una orizzontalità, chiamiamola così, romantica, di rappresentazione. Il cinema ha consentito in qualche modo di entrare dentro e quindi anche di aprire, come dire, la psiche. Che è raccontata in Edoardo, ma non in maniera così verticale, così anche nevrotica, no? Così come sono invece questi personaggi. Basta, fermo il fotogramma. Allora, io lascio la parola, nel caso ci fossero domande alla sala stampa, ai giornalisti presenti in sala. Perfetto, quindi invece io approfitto, Sergio Castellitto, per chiederti se ti ricordi qual è il primo momento in cui sei entrato in contatto con Edoardo De Filippo, cioè il momento
la prima volta che hai scoperto quelle parole, la prima volta che hai letto un suo testo, la prima volta che l'hai visto, magari in televisione, appunto. No, l'ho visto, sì, in televisione, certo, da ragazzi, così. Ma in realtà il primo contatto, diciamo, più materico fu quando ero uno studente dell'Accademia d'Arte Drammatica. Noi studenti, con la tessera di studenti, potevamo, come dire, godere di uno sconto nei biglietti. Andai a vederlo all'Eliseo e facevano proprio Natale in casa Cupiello. Ed era, per noi, andare a vedere Edoardo era come andare a vedere Vasco Rossi, insomma, era una rock star ed era un punto d'arrivo a cui tutti in qualche modo s'ambiva, in qualche misura. E mi ricordo questa figura di uomo tutto sommato minuto, gracile, dentro questo letto al centro del palcoscenico, circondato da questo presepe di personaggi che lo ascoltano, bofonchiare cose anche poco comprensibili e così via. Mi colpì il fatto che lui aveva appoggiato la schiena alla testiera del letto, no? Cosa inconsueta, perché un malato dovrebbe essere disteso. In realtà la sua posizione, come dire, era necessaria, perché lui offriva la sua recitazione al pubblico, quindi lui parlava direttamente a quel pubblico che lo poteva vedere. E c'ho questa immagine di lui che mi è sempre parsa una specie di ex voto, di piccola immaginetta sacra, sai, come le Madonne, San Giuseppe che vedi negli angoli delle strade, no? Questa figura piccola, minuta, eppure così luminosa, così ricca di energia, l'energia che soltanto il morente in qualche modo ha. Allora, visto che giustamente Sergio, il direttore Stefano Francia di Celle, che alza la mano, io lo faccio raggiungere al microfono, prego Stefano. No, vi ringrazio tantissimo per essere qua, una cosa che ci ha colpito molto quando abbiamo visto i film è l'aspetto produttivo, l'hai già citato tu all'inizio, però proprio nei singoli elementi, nelle singole voci di tutti i cast, a partire dal cast artistico ovviamente, però volevo che tu ci dicessi qualcosa di come avete lavorato, anche differenziando molto i due film che stiamo per vedere, perché hanno un'atmosfera, un mondo estetico appropriato per ciascuna delle due commedie. Come si trattava di fare una riflessione sul tema della famiglia, abbiamo voluto raccontare l'evoluzione della classe borghese attraverso i decenni, cominciando con il 1950, dove abbiamo solo i primi vagiti di questa borghesia, ma che c'è ancora una presenza molto forte della dimensione popolare del dopoguerra. Poi in Non ti pago ci siamo affacciati in pieni anni 50, dove la borghesia cominciava a prendere corpo, la famiglia cominciava ad avere dei connotati differenti, si faceva strada il sogno dell'arricchimento immediato, il sogno del gioco, l'idea di questo bilico, non si sente? Tra la vita e la morte, che il gioco è, laddove se si vince si vive, se si perde si muore. Fino ad arrivare ad una dimensione di borghesia veramente ricca, il sabato, domenica e lunedì, cambiando però alcuni segni importanti all'interno della composizione della famiglia, perché Edoardo già nel momento stesso in cui pronuncia la parola famiglia sta parlando di disgregazione della famiglia, già nel momento stesso in cui pensa la parola padre sta pensando alla crisi del patriarcato. Il racconto che lui mette in scena, un racconto di disorientamento, di Big Bang della famiglia. Eppure ogni singolo frammento che resta da questa esplosione, lui lo ama e vi si attacca disperatamente alla ricerca di un ordine nuovo, di una sintesi presepiale, oppure in un mondo dove le figlie non si vincono al bancolotto, fino ad arrivare alla conclusione di questa trilogia ideale ad una sensazione di profonda amarezza, dove il Castelletto autore, attore,
dice alla moglie: ma magari uno di questi giorni facciamo l'amore. E ne parlavamo ieri con Maria Pia e Fabrizia, è stato fondamentale nel lavoro il tempo del pensiero, l'occasione di potersi sedere, rileggere il testo originale, valutare l'efficacia dell'adattamento, chiedersi qual è ogni giorno il punto di equilibrio giusto tra il pudore e la spudoratezza nella relazione col testo, e sentirsi liberi, dopo aver tanto studiato, di inventare all'interno di questo paradigma che è la lingua eduardiana delle linee nuove, delle nuove battute armoniche con questo paradigma. L'occasione di lavorare con esseri umani così ricchi, così curiosi, pervasi da una generosità profonda che li rende esseri umani di per sé affascinanti, commoventi, prima di essere attrici, prima di essere attori. Ecco, questo per me è stato il vero privilegio. Poter vedere, verificarsi lo scarto tra l'immaginazione e i corpi che la rendono concreta. Questo è quello che a me commuove sul set. Prepariamo tutto, meticolosamente, stabiliamo ogni singolo gesto che bisogna compiere ogni giorno, eppure poi si verifica quell'imprevisto che è la vera ragione per cui ci troviamo lì. Allora, noi siamo quasi in chiusura. Io chiedo però, visto che è in collegamento da distante, sfortunatamente non può essere qua con noi, se Sergio Castellitto ha qualcosa da aggiungere, soprattutto visto le parole che ha appena detto Edoardo De Angelis sulla sua riflessione. Sì. Beh, insomma, l'elemento umano è quello che, anzi, più passa il tempo e più abbiamo bisogno solo di quello. Il resto è professionismo. No, voglio salutare intanto, io soltanto la finzione ci consente di avere più mogli nella nostra cultura, quindi io saluto le mie mogli presenti, saluto anche indirettamente la moglie dello scorso anno, cioè, ho tre mogli in questo progetto, insomma, però c'ho sempre lo stesso regista e questo mi ha sempre fatto, come dire, piacere, mi ha sempre fatto sentire protetto. Edoardo è un regista, un autore, una persona che consente la libertà dentro una gabbia e quella gabbia è quello che in genere protegge l'attore, purché ecco in quella gabbia il territorio da occupare sia in qualche modo raccontato e gestito da lui. Non uso per caso la parola raccontato perché secondo me un attore di talento capisce a un certo punto della sua carriera che recitare è una delle forme della scrittura e credo che in questo ci sia stata insomma la magia dell'incontro con Edoardo e l'amicizia, aver lavorato dentro una fraternità, credo che questo sia credo che questo abbia portato molta bellezza tutto questo progetto che finalmente si chiude, si conclude in questa trilogia che era un po' il nostro sogno. Ecco. Bellezza è la parola che chiude questa conferenza stampa. Io ringrazio per essere stati con noi Fabrizio Sacchi, che ritroverete in sabato, domenica e lunedì. Grazie. Maria Pia Calzone, che vedete invece in Non ti pago. Sergio Castellitto, che è appunto l'attore che c'è in tutti i tre i film della trilogia. E scusate, poi... posso approfittare un attimo, volevo chiedere una cosa. Certo. Edoardo, ma me lo mandi il link? Pure lì non l'ha visti. Allora, io ho visto quello, non ho visto Sabato venerdì, hai detto che mi mandavi il link, non me l'hai mai mandato.
Se Edoardo non vi dovesse mandare il link, vi ricordo 14 dicembre Rai 1, sabato, domenica e lunedì, mentre Non ti pago lo vedete il 21 dicembre sempre su Rai 1. Ovviamente grazie a Edoardo De Angelis e grazie a Pico Media e Rai Fiction che sono presenti in sala, grazie al quale possiamo vedere questi film. Grazie e a tra pochissimo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Conferenza stampa di Between Two Dawns, opera di esordio di Salman Najjar, spero di aver pronunciato bene il nome, presentata in concorso a questo Torino Film Festival numero 39. Ricordiamo che siamo sempre collegati anche per chi ci segue da casa sul nostro canale Zoom, sulla nostra piattaforma Zoom. Quindi vi invitiamo a fare domande anche insomma da casa e ovviamente aspettiamo le domande anche qui dalla sala stampa. Allora, cominciamo col presentare questo film. Allora, è un film che parte da un tema molto attuale, da un tema molto scottante anche per quanto riguarda anche qui in Italia, diciamo, come quello della sicurezza sul lavoro, per allargarsi subito ad un dramma più ampio e più intimo, quello di un uomo che ha una carriera avviata, ha una vita tranquilla, incanalata sui binari di un futuro programmato, e a un certo punto, a causa di un accidente esterno, che è un incidente che avviene nella fabbrica in cui lavora, lui è il figlio del padrone, si ritrova improvvisamente a un bivio, di fronte ad un grosso dilemma morale, quello di scegliere se aiutare la sua famiglia facendo qualcosa di moralmente ingiusto, oppure di fare qualcosa, di fare quello che pensa sia giusto e mettere in crisi tutta la sua esistenza. Ecco, quindi ci troviamo di fronte a dei grandi temi gettati proprio come spettatori di fronte a delle grandi questioni come quelle della giustizia, dell'etica, della moralità. E io ho amato molto questo film perché è quasi una sorta di thriller della coscienza. Mi sono sentita così come spettatrice, non so se Salman è d'accordo, e io però partirei proprio da questa considerazione, perché ci raccontasse come ha costruito questo film, come è arrivato a questo personaggio e soprattutto qual è stato lo spunto per questa storia. It works. Hello, everyone. So, I think understood the film very well, and I can talk about like how I approach and how I started to work on it. Basically, when you make a film, you do many things intuitively. And there were like one of the important issue for me was the time. I wanted to capture the process. I was not interested in what happened before or what happened after the film ends, but what's happening. That's why the name of the film Between Two Dawns, and that's why I shot all the scenes in one shot without doing any cuts in the scenes. There are even like 9 minute, 10 minute scenes, and I don't cut it because I wanted to make a film that has a good rhythm, but that make you feel the time that's passing during the film. Devo dire che tu... Ecco, per quanto riguarda il punto cruciale del film, devo dire che quello che hai appena detto è un'accuratissima disanima del film stesso, l'hai capito perfettamente. E quello che volevo, in realtà quello che mi interessa è quando si approccia un'opera cinematografica, sono le cose, vari fattori che possono portare al film, si fanno cose anche intuitivamente, e quello che nel caso specifico mi interessava era l'aspetto temporale, nel senso quello che volevo catturare con questo film era il processo dell'evento, lo sviluppo dell'evento stesso, indipendentemente da quello che poteva succedere prima o succedere dopo
diciamo, la fine del film. Quindi è per questo, questo è il motivo del titolo, Tra due albe, diciamo, perché cattura quello che è il processo che avviene nelle 24 ore, indipendentemente da tutto quello che c'è prima, da tutto quello che verrà dopo. Ed è anche il motivo proprio dell'approccio tecnico, diciamo, della scelta di girare scene senza, diciamo, montaggio in macchina, nel senso scene, ci sono scene anche da 9-10 minuti, perché mi interessava proprio questa continuità, questo per poter dare uno specifico ritmo che fosse, diciamo, al di fuori del tempo. So, first of all, the time was important. Second, for me, I was wondering how people react when something dramatic happens, and I was wondering, I wanted to track the psychology and reactions of people. So I study law in undergrad, and I was always interested in concepts such as, you know, crime, justice, morality. And I realized something, that when something happened that you it's not related with you, people react to this kind of things very analytically, you know, reasonably, intellectually. Like, you would say, no, in this kind of situation, you would do this, you know, idealistically. But if something happens to you, or something that has a subjective connection with you, the time that you answer these questions takes longer, because you don't know what to do. You are getting stuck. So I wanted to also track this feeling in the film. Il tempo era quindi un fattore, il primo fattore, e il secondo fattore importante che volevo seguire nel costruire il film era studiare, diciamo, quella che sono le reazioni, quella che è la reazione delle persone. Quindi la psicologia della reazione delle persone a uno specifico evento drammatico. Io, prima di dedicarmi al cinema, come prima laurea, diciamo, non magistrale, ho studiato legge, ed sono sempre stato molto interessato a specifiche tematiche e argomenti, quindi il reato, la valutazione del reato, la giustizia, moralità. E mi sono resa conto sempre nei miei studi che in realtà le reazioni dipendono dalla soggettività o oggettività di chi è soggetto, diciamo, alla reazione stessa. Nel senso, quando un evento succede a qualcun altro che è avulso dal tuo mondo, diciamo così, si tende a reagire in modo più etico, razionale, diciamo, a reagire, a attuare il comportamento del mondo ideale, diciamo, dicendo con ragionevolezza, in modo più etico dovresti far, si fa questo, e la risposta è più veloce, la reazione, i tempi di reazione sono più veloci, mentre se succede a te, l'evento, i tempi di reazione si allungano, perché uno è in dubbio, non si è in dubbio, non si sa esattamente come reagire, ed è diverso la reazione dal punto di vista soggettivo in questo caso. Sì, infatti un elemento, tornando alla questione proprio della legge, no? Si intuisce effettivamente che c'è una conoscenza della materia, e anche in un certo senso analizzi come ci sia una limitatezza, no? L'aspetto della legge, come in fondo sia limitante rispetto, non basti, no? Rispetto a quello che sono, diciamo, la regolamentazione di tante altre questioni che hanno a che fare con l'essere umano. Yes, I agree, and that's why actually I found this kind of issues very cinematic, because there's a room to discuss these issues, and I don't like to make films that answer these questions, because I don't find myself in a position that I teach something via films, but I make these films because I'm also asking same questions that you ask. I'm trying to think, and I'm trying to also ask the same questions to the audience. So that's why I totally agree. Law has to be
like positive love has to be in our life, but also it doesn't solve everything. And when there is a conflict, we don't know what to do. So I don't know answer, but as I said, I'm just digging into these issues. Concordo pienamente con quello che hai appena detto e anche con quello che avevi detto prima, perché e infatti proprio per questo sono arrivato a voler trasporre, diciamo, nella forma cinematografica queste questioni e soprattutto quello che sono le mie punti interrogativi, nel senso che anch'io mi interrogo sulle stesse questioni e quello che volevo fare non era certo un film che non volevo insegnare al pubblico, io non ho risposte, io ho tante domande, la necessità di entrare nel dettaglio e studiare accuratamente questi vari aspetti, non intendo insegnare niente a nessuno, quindi non volevo essere né didattico né didascalico e volevo semplicemente, oltre a porre le domande a me stesso, anche porle al pubblico. Le stesse domande che anche tu hai fatto, ma che mi faccio anch'io, ed è vero, sì, la legge è importante, esiste, ma non risolve, è necessario che ci sia anche nella vita delle persone, ma non è certo un qualcosa che riesce a risolvere tutto, non ha la soluzione per tutto, soprattutto quando ci sono dei conflitti, c'è uno specifico conflitto, le persone non sanno come reagire. Sì, ed è una cosa che riscontriamo nella vita di tutti i giorni, è così. Yes, definitely. I think, like, for example, when I was studying law, you read something on the book and what you don't know what it means in the real life. And actually, we screened this film to the law school that I graduated last week. And then the professors decided to, like, show this film to their students because the law issues are so abstract when you talk about it, but in everyday life, actually, it's always with us, you know? So that's why it's important to see that, like, daily conflict. And that's one of the important things that I wanted to show in the film. Not only the big issues, but also very small everyday life conflicts. Can I continue? For example, like, the character goes to law office to meet with the lawyer. Normally, dramaturgically speaking, we don't have to have that scene. Like, they can go directly from hospital to the factory to the meeting, and we don't need to see that law office. But in generally films, people, you know, go from point A to point B. They cut from one dramatic issue to the other. But I wanted to see what's happening in between, actually, A and B points. So that's why we go there, and we see very everyday life issues, too, that he's hungry and he's eating toast and this kind of issues. So that's why I wanted to show the process, and when you show the process, you also encounter with daily issues. That's one of the important things for the film, too. E assolutamente, per questo, per questa importanza della, anche del fatto della, dell'astrazione di quello che sono gli aspetti, diciamo, della legge rispetto al quotidiano, e per questo è molto importante, ci sono tante cose importanti nel film, quello che, è stato, quello che ho voluto fare la scorsa settimana, il film è stato mostrato, è stato proiettato alla facoltà di legge dove mi sono laureato, dove ho preso la prima laurea, perché i professori lì volevano mostrarlo proprio ai loro studenti, proprio per mostrare quello che è la differenza tra quello che studi sui libri e quello che impari, la legge che impari sui libri e il quotidiano e la necessità, i piccoli conflitti anche del quotidiano. E nel film, appunto, per questo che ho inserito, proprio per questo che dicevo che volevo visualizzare l'intero processo, non soltanto ho parlato o mi sono rivolto a quello che sono le grosse problematiche, ma anche ai piccoli conflitti quotidiani. Un esempio può essere quello del fatto che quando dello studio legale dell'avvocato da cui il protagonista va dopo essere uscito dall'ospedale. Normalmente si poteva fare la scena, non era necessario mostrare il passaggio attraverso l'ufficio legale e il colloquio con l'avvocato, si mostrava semplicemente il passaggio dall'ospedale alla fabbrica e uno si immaginava quello che
nel frattempo era potuto avvenire. Cioè, in genere, cioè, da un punto A a un punto B, in genere si fa così direttamente, saltando quello che può essere derivato. E quello che volevo, si stacca da A a B, io non ho voluto fare lo stacco da A a B, ho voluto mostrare l'intero processo, anche questo momento, proprio perché rappresenta il quotidiano, ha ulteriori anche piccoli conflitti, problematiche come quelle che si vedono anche dell'avvocato che è arrabbiato e così via. Certo, chiediamo sempre se ci sono delle domande, qualcuno che vuole chiedere qualcosa a Salman? Se no andiamo avanti con la nostra conversazione, se non ci sono anche domande dal web, non ce ne sono. Allora, io ho ancora un po' di cose da chiedere a Salman e immagino tra l'altro che anche questo scollamento tra la, quello che dovrebbe rappresentare idealmente la legge e poi invece il momento della, della realtà, no? Dell'applicazione pratica sia un po' quello che ha mandato in crisi forse una possibile carriera diciamo nell'ambito della, della legge, una tua possibile carriera nell'ambito della legge. Non so se è così oppure è una passione quella del cinema che hai portato avanti parallelamente. About me. Okay. Yes, yes. Okay. I mean, I was happy studying law. It's not that I hate it, and I was a successful law student, but there was something, I was feeling something empty inside. I was always doing something creative, mostly writing different things, but I grew up in a small city, and I didn't see a film set until I was at a university. So when I moved to Istanbul for my college education, first time in my life, I see a film set, I understood what filmmaking looks like, and I started to take some classes, like script classes, some directing classes, and I can say I fall in love. So there is no reason like I want to make films, powerful films, etc. It's just, you know, feeling love. So, and yes, I love cinema. Non c'è nulla di così drammatico, diciamo, che mi abbia portato a non seguire la carriera legale, diciamo, del, dell'avvocato e così via, nel senso che mi piaceva studiare legge, no, non la odio, non odiavo assolutamente la legge e mi piaceva studiare, sono stato anche un ottimo studente, però ho sempre sentito che mi mancava qualcosa. E io sono cresciuto, sono nato e cresciuto in una piccola cittadina e finché non mi sono spostato a Istanbul proprio per la mia carriera universitaria non avevo mai visto un set cinematografico, non avevo idea. Quindi, e quando sono andato a Istanbul appunto ho visto il set, ho incominciato a vedere cosa significasse girare un film e tutto il resto, per cui ho incominciato a interessarmi, ho seguito dei corsi di regia eccetera ed è stato amore a prima vista. Quindi non è che abbia voluto entrare nel mondo del cinema perché voglio fare regista, perché voglio fare chissà quel grande film che parli di grandi problematiche e così via, ma solo perché è stato proprio, mi sono innamorato profondamente. Come è successo a molti di noi, tra l'altro. Allora, io ti farei, stiamo andando verso la chiusura, se non ci sono domande, chiedo sempre se c'è qualche domanda dalla sala stampa, non è così. Allora ti farei un'ultima domanda, ecco, sempre legato alla questione delle dinamiche psicologiche. Io forse, ecco, la cosa che ho trovato anche molto interessante è come tu riesci a raccontare le difficoltà delle relazioni, ovvero del capire quali sono i legami autentici, quali sono invece i legami che non lo sono, no? Ecco, questo è qualcosa che avevi già ben in mente all'inizio, prima ancora della questione dell'accidente, no? Che in qualche modo cambia irreversibilmente la vita di una persona, perché anche questo è una, diciamo, è parte fondamentale e importante del tuo film. Yeah, no, for me it's one of the main issues of the film, the relationships, because I was wondering how much people can change in a short amount of time when they face with a real problem. I believe most of the people have a fake mask
in daily life, you know, with their brothers, sisters, girlfriends, family, or whatever. And we only see their real faces. Sometimes they can be dark and selfish too when encountering with some real issues, you know. So that's why I was like pushing the story to the short amount of time and just trying to understand, you know, how much they can change. And in order to do that, of course, I didn't push the characters. All the characters are reacting as, you know, who they are. And I just track, you know, which character reacts to what and how. And it was really interesting. Also in real life too, I'm like so interested right now, like while speaking, I know, like I observe like people in the room, for example, their body language, their relationship between each other. And I try to guess like what they, you know, how they feel, what's the relationship is, what's happening. If I go to cafe, restaurant, I like to observe things. And in this film also too, I wanted to observe some dark sides of the relationships. So it was from day one of the important issues for me. Sì, uno dei problemi, uno degli argomenti, diciamo, degli elementi centrali del film erano proprio i rapporti e lo studio di come possono cambiare i rapporti, e soprattutto ero interessato a capire esattamente quanto possano cambiare le persone, quanto velocemente possano cambiare le persone quando si trovano ad avere a che fare con dei problemi reali. E perché mi sono reso conto qui, nel senso cinematograficamente, qui abbiamo delle persone che in realtà non mostrano la vera faccia, come nella vita molte volte si porta, ci sono persone, c'è tanta gente che porta una specie di maschera, non mostra la faccia, la propria vera faccia nei rapporti con familiari, amici e così via, fidanzate e così via. Molte volte solo questa la vera faccia viene fuori quando ci si trova di fronte a un problema reale, e viene fuori magari l'aspetto egoistico, oscuro, dark della persona. E questo è quello che ho fatto nel film, seguendo i personaggi. Non è che li ho spinti a determinate reazioni, semplicemente ho seguito i personaggi che si comportavano e reagivano in maniera naturale, per cercare di capire proprio quali fossero le dinamiche, ed è che è esattamente quello che faccio nella vita. Nel film, diciamo, centrato su un slot temporale breve per capire esattamente quanto in fretta si possa cambiare di fronte a determinate situazioni. Nella vita, e questo è lo specchio di quello che faccio nella vita, perché a me piace osservare la stessa cosa che faccio, osservo le persone, osservo, cerco di indovinare che cosa, osservo come si comportano, anche qua, come guardano, il linguaggio del corpo e così via, cerco di capire che cosa provino, le loro sensazioni, se ci sono dei rapporti tra le persone e così via, quando vado al caffè, al ristorante, mi piace osservare, e a volte anche cercare di capire quello che è il lato oscuro della personalità delle persone. Grazie Salman per questa bellissima conversazione sul tuo film, che è altrettanto bello, e noi ricordiamo che si può vedere in questi giorni al Torino Film Festival, e speriamo di poterlo vedere presto anche al cinema, in attesa anche di una tua seconda opera. Noi procediamo con le nostre conferenze stampa, ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie. Allora, benvenuti alla conferenza stampa di C'è un soffio di vita soltanto, film di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, che trova spazio nel nostro fuori concorso L'incanto del reale. Allora, vado subito a presentarvi i nostri ospiti, a cui do il benvenuto, grazie di essere qui. Al tavolo abbiamo Matteo Botrugno, Daniele Coluccini, i registi, Lucy Salani, benvenuta. E Vladimir Luxuria, direttrice della Lovers Film Festival. Grazie, facciamo un applauso magari per Lucy.
Allora, in questo film si racconta una storia veramente molto forte, una storia che mette insieme, diciamo, tanti degli elementi più controversi di questo millennio, possiamo dire, dall'orrore assoluto che è l'Olocausto fino alla persecuzione proprio contro le persone omosessuali, la questione del cambio di sesso di una persona, con tutte le conseguenze che ne conseguono. Ecco, però la cosa che più mi ha colpito di questo film è proprio come Lucy sappia raccontare con grande pudore, con grande anche forza tante tappe della sua vita, che non è stata una vita facile, anche le forme di persecuzione che in qualche modo ha sopportato in vita sua, facendolo proprio con una grande forza intima, con una solidità militante che sono un esempio per tutti noi, diciamo, ecco, che vorremmo vedere più spesso. Devo dire che poi anche l'altro elemento che è molto, molto presente insieme a tutto questo, quello che abbiamo detto, è anche la grande gioia con cui ha sempre affrontato però la sua vita, tutto quello che le è capitato. Ecco, questi sono i due elementi probabilmente molto caratterizzanti di questo film. Quindi forse io vorrei partire da questo per cominciare a fare una riflessione su questo film. Non so, magari partire proprio dai registi, chiedendo anche come si sono relazionati proprio a Lucy, perché il film mostra proprio come andate a scandagliare anche lentamente tutti poi le dimensioni della vita di Lucy e anche i segreti, i momenti più intimi. Buongiorno a tutti. Noi abbiamo conosciuto Lucy su una piccola intervista, in una piccola intervista online. E siamo andati a casa sua e l'abbiamo conosciuta. Siamo andati a prendere un caffè con lei e le abbiamo detto che volevamo fare un film sulla sua vita. Poi siamo tornati, abbiamo fatto 3 giorni di interviste, sono stati 3 giorni molto intensi, in cui Lucy si è aperta e ci ha aperto il suo cuore, e da lì abbiamo capito che avevamo davanti una persona speciale. Noi eravamo andati a più che altro per sentire dalla sua bocca la storia di Dachau, ma abbiamo capito di avere davanti una persona veramente speciale, che dentro di sé non aveva una sola vita, ma aveva tante vite, aveva tante personalità convivevano dentro di lei. Quindi siamo partiti dalla storia di Dachau per raccontare un personaggio che racconta un po', che racchiude in sé tutta la storia del secolo scorso. Come dicevi, è stata una vita molto difficile, ma anche piena di grande gioia, di grande forza, e credo che questo sia l'esempio più grande e la testimonianza più grande che Lucy ci lascia. Sì, poi funziona? No. Ci siamo, ecco. No, lei ha iniziato, abbiamo iniziato poi, lei ha iniziato a fidarsi un po' di noi dopo la prima intervista conoscitiva, diciamo, e è da lì che noi abbiamo capito che non volevamo fare un documentario classico con le interviste, con un racconto, ma volevamo entrare all'interno di questa identità così particolare, e entrare proprio, come dicevi tu, anche nell'intimità della persona, ma dal cercare di andare a fondo nei suoi pensieri, nei suoi ricordi, fino a seguirla nei suoi momenti anche più personali, quelli più della sua quotidianità, perché noi abbiamo pensato che non era solo il caso di raccontare degli eventi passati, la storia di una persona, ma raccontare anche la sua quotidianità, e quindi in qualche modo raccontare anche la terza età in qualche modo, e anche questi piccoli incontri quotidiani che fa con i suoi amici, da Porpora Marcasciano a Simone Ambra, che incontra durante una delle scene più belle del film, in cui racconta del campo di concentramento. Insomma, noi volevamo entrare dentro questo personaggio assurdo, e volevamo, che è un po' la dimostrazione di quello che io e Daniele, che parliamo continuamente sui personaggi da quando scriviamo i film, questo è il nostro primo documentario, e quando scriviamo ci interroghiamo molto su come deve essere un personaggio. Qui ce lo siamo trovati davanti, e un personaggio che è pieno di sfaccettature, che è la dimostrazione di quello che poi abbiamo sempre pensato noi, di un'identità che non è una cosa sola, un'identità è elastica, è fluida, è piena di tante sfaccettature. Lucy è la dimostrazione
è la dimostrazione di questa cosa qui, non esiste un bianco e un nero, esistono tante, tante sfumature e Lucy è la dimostrazione di questo. Io volevo aggiungere che la sua quotidianità, anche fatta di momenti di solitudine, ci riporta anche una persona estremamente fragile. I suoi momenti di normalità messi in contrasto con la vita incredibile, quasi da film, che ha fatto, ci riportano veramente a volte la normalità dell'orrore che ha vissuto e la normalità di questa storia incredibile. Credo che il osservarla adesso in un corpo così fragile sia stato per noi veramente un privilegio, ecco. Io darei la parola a Lucy intanto, aspettando che ci siano le domande. Lucy non ci sente bene, quindi bisogna... Oh, va bene, sì, ma non c'è problema. Volevo chiederti, Lucy, cosa hai pensato quando ti hanno detto che volevano fare un film su di te? Inizialmente non avevo fiducia di loro. Quando sono venuti ho detto: sono i soliti rompi. Poi mi sono accorta che ci avevano delle qualità. Allora ho detto: ma vogliamo provare? Proviamo. E dopo sono stata entusiasta perché valeva la pena. Sono dei ragazzi stupendi. Ma quando ti sei accorta che stava valendo la pena, che il film era bello? Da quello che intanto che stavano girando questo film, dalle parole e dal modo che hanno di fare, è eccezionale per me, perché io prima ho fatto altri due film piccoli, però non come loro, perché loro erano perfetti, erano magnifici proprio, veramente. Ho trovato in loro qualcosa in più, qualcosa di eccezionale, perché hanno fatto delle espressioni che io non avevo mai pensato di poter sentire. E così mi hanno dato la fiducia piena. Ho detto: va bene, facciamo tutto quello che volete. Faccio tutto quello che posso, naturalmente, perché alla mia età non è che posso fare un granché. Dillo quanti anni hai, Lucy. Prego? Quanti anni hai? Ah, io sono di primo pelo, ho 97 anni. Complimenti, Lucy. Adesso aspetto il secondo pelo. Ci sono delle domande? Ecco, prego signora. Allora, io non volevo fare una domanda, volevo fare una considerazione. Ho visto il film ieri. Marina Fornasari del Circolo del Cinema di Verona. Dicevo, ho visto il film ieri e ho deciso di inserirlo nel mio reportage sul Festival di Torino. E per curiosità ho guardato un po' in giro le recensioni su questo documentario. Erano tutte scritte con freddezza professionale. E insomma, tra me e me ho deciso che non sarei riuscita a trovare un commento o degli aggettivi che non fossero banali o, insomma, pur sempre non idonei per descrivere questo film che ho visto. Quindi ho deciso che scriverò semplicemente che questo film va visto perché è un dono prezioso che mi ha dato il privilegio. Il regista mi ha rubato la parola, il privilegio di venire a conoscenza di questa esistenza speciale. Poi grazie a lei. Non è impossibile trovare un commento, non so. Grazie.
E ultima cosa, in quanto atea, ho apprezzato moltissimo la lucidità della finale sul il commento su Dio a Dachau, dove tra l'altro sono stata. L'abbiamo messo proprio nel, anzi, nel punto giusto. Penso che la plagerò, la farò mia, la sua considerazione finale. Volevo... Grazie. Prego. Volevo dire che quella è stata, sono, quelle parole sono state le ultime. Noi siamo stati a Dachau proprio nel finale, quando finivamo di girare il film. È stata l'ultima cosa che abbiamo girato. E quelle sono state le ultime parole di Lucy durante, durante le riprese del film. Quando Lucy ha detto quelle cose abbiamo capito che, cioè lo sapevamo già, ma abbiamo capito di avere davanti una persona veramente straordinaria che poteva, sai quando si dice la saggezza dell'esperienza, la saggezza del vissuto, lei ha vissuto tutte queste esperienze su di sé e quel momento è stato per noi quasi un miracolo, perché quelle parole ci hanno dato veramente il senso a tutto il film. C'era un'altra domanda? Grazie mille, sono Cristian Cerutti di CineDams. Volevo fare una domanda ai due registi che hanno parlato della costruzione dei personaggi e volevo chiedere quanto l'idea dell'alieno fosse importante nel vostro film, perché è un termine che ha un'accezione negativa, ma in realtà nel femminismo moderno viene ripreso e Casa di Lucy proprio accoglie queste figure aliene per il mondo normale, diciamo, tra virgolette, e quindi volevo chiedere quanto il concetto dell'alieno fosse stato importante per voi. Guarda, bella domanda, perché in realtà è stato importante, ma non è stata una, è una cosa che è venuta in corsa. Nel caso dei documentari non c'è una cioè negli altri film che abbiamo fatto c'è una scrittura, uno studio profondo prima, le prove, e quindi lo scrivi prima la maggior parte del film. Invece qui l'abbiamo scritto durante e abbiamo scoperto nel corso del tempo, conoscendo Lucy, che da una parte era sempre intrigata da queste altre forme di vita, queste forme di vita al di fuori di quelle umane su un altro pianeta. D'altra parte, e questo nel film si vede, Lucy è una grandissima appassionata di film di fantascienza. Avatar, Independence Day, proprio quelli, proprio fantascienza pura americana. E quindi ci piaceva, e questo è tramite l'uso delle immagini di archivio, invece di utilizzare delle immagini che fossero, sai, le solite immagini di guerra, di fascismo, di campi di concentramento, volevamo che fosse un qualcosa che fosse un po' la riproduzione di quello che stava nella testa di Lucy, o perlomeno di quello che noi avevamo capito ci potesse essere nella testa di Lucy. E ci piaceva l'idea di poter far vedere queste forme di vita, no? Questi microorganismi, queste cose che ribollono, questi vulcani, questa creazione di una nuova vita che desse un po' anche un'altra chiave, anche un po' più poetica di quello che dice con molta decisione Lucy sul finale. Io ho detto, forse qui ho quasi finito, adesso voglio andare a vedere che succede su altri mondi e altre forme di vita. E questo un po' il succo. E qui, durante il montaggio, e lo sa bene il nostro Mario Marrone, il montatore che è con noi, noi l'abbiamo scritto anche durante il montaggio il film, e piano piano abbiamo composto tutti questi, come un puzzle, questi elementi della vita di Lucy. Noi avevamo 30 ore di girato, abbiamo tagliato purtroppo pure un sacco di cose che purtroppo, se no, veniva un film di 5 ore, che per carità a qualcuno magari sarebbe pure piaciuto, ma a qualcun altro no. E seconda puntata, la seconda, sì, facciamo il sequel. E quindi per quello l'idea dell'alieno è una cosa che è venuta in corsa e non è una cosa affatto un'accezione negativa, perché lei è un po' un alieno, una persona veramente fuori dagli schemi, una persona che ha passato diverse epoche, ha passato generazioni, ha passato è un personaggio speciale, come speciale è una persona un po' diversa in generale dalla massa, un alieno. Però che è arrivata sul nostro pianeta e quindi noi ce lo gustiamo tutto, cioè, e ne approfittiamo. Beh, io a questo punto passerei la parola a Vladimir Luxuria perché vorrei un suo commento, visto che di battaglie contro le convenzioni ne fa e ne ha fatte tante. Allora, io sono particolarmente emozionata e onorata di essere stata invitata a presentare questo bellissimo lavoro, perché è un tema che mi ha sempre appassionata
perché a proposito di memoria è giusto ricordare che tra le tantissime vittime dei campi di concentramento ci sono state 15.000, c'è chi dice 15.000, ma i numeri non sono così certi perché la ricostruzione è stata davvero difficile, di omosessuali che sono stati portati nei campi di concentramento perché non facendo figli non consentivano la proliferazione della superiore razza ariana. E non solo per la memoria, per ricordare l'articolo del codice penale 175 che appunto condannava l'omosessualità, quindi non solo da un punto di vista della memoria, per ricordare un locale bellissimo che c'era a Berlino, al quale ho dedicato anche un romanzo, Il Dorado, un locale dove facevano spettacoli en travestì e che venne chiuso il 1 marzo del 1933 dai nazisti perché era considerato appunto un luogo di perversione. Quindi non solo da un punto di vista di memoria, che è giusto e doveroso che si ricordi, ma da un punto di vista artistico. Ecco, quando un lavoro riesce a mettere insieme il tributo alla memoria e l'emozione del bel cinema, la poesia, perché troverete tantissima poesia, io penso che questo sia un film meraviglioso che soprattutto insegna attraverso la testimonianza di Lusi, che è una forza della natura, attraverso una frase che lei dice per me ogni giorno è un miracolo perché sono una sopravvissuta, perché io sono morta allora. Ecco, la forza di una donna che ha sopravvissuto alle discriminazioni, ai campi di concentramento, credo che sia un'iniezione di forza vitale a tutte le persone che sono in difficoltà. Quindi sono felice davvero che questo film, sono sicura che avrà un grandissimo successo. Grazie Vladimir. Io tra l'altro volevo aggiungere che la cosa anche che colpisce del film è che voi riuscite a raccontare Lusi sia nei momenti drammatici, appunto con i racconti di Dachau, con anche il racconto delle molestie del prete, no? Che è un momento molto forte. Accanto a questo però c'è tutta la sua vena libertina, no? E questo anche accostamento è molto molto bello, no? Nella conversazione mi viene in mente il momento in cui c'è la conversazione con l'amica che ha trovato il fidanzato, che non vuole fare certe cose, altre le vuole fare. È bellissimo proprio anche come avete costruito e avete accostato questi momenti. Quindi ecco, insomma, è una cosa che tenevo a dirvi. Giusto, noi volevamo che fosse un po' così, perché è vero che la vita di Lusi è piena anche di momenti anche drammatici, però con Lusi noi ci divertiamo. Cioè, a volte spegnevamo le camere e rimanevamo altre due ore a chiacchierare con lei, perché ti fa ridere, perché, cioè, perché effettivamente è così, perché ti diverti, e quindi volevamo che fosse restituita anche quella cosa che provavamo noi standoci insieme. Sì, questa cosa si vede, emerge molto dal film, anche la vostra grande complicità a un certo punto, c'è anche quella scena molto bella del pranzo, no, in cui questa cosa si capisce. Ci sono delle altre domande? Allora, se non ci sono domande, noi purtroppo... Sì, puoi aggiungere una cosa. Volevo aggiungere una cosa, se magari la vuole dire Simone, il film, per quando uscirà il film al cinema? Allora, sì, diciamo pure quando uscirà, perché sì, adesso in questi giorni si può vedere al Torino Film Festival, esatto, però ci teniamo a... A gennaio usciremo il 10, 11 e 12 gennaio, faremo una 3 giorni evento e nelle principali città italiane. Piano piano daremo più indicazioni, comunque sicuramente, insomma, volevamo farvi sapere che il film uscirà al cinema, sarà poi avrà un suo percorso, avrà un, diciamo, suo percorso anche televisivo su Sky e poi in Rai, quando, insomma, grazie quando, a Rai Cinema, grazie che poi Rai è entrata e che ci ha supportato. Sì, voi tra l'altro avete citato Simone Isola, che è il produttore in prima fila. Voglio anche citare il resto della delegazione che accompagna il film. Flavia Hertwig, produttrice, Mario Marrone, appunto montatore, Luca Matteucci, operatore e collaboratore alla fotografia. Quindi grazie anche a voi di essere stati qui con noi e grazie ovviamente ai nostri ospiti e soprattutto a Lusi Salani. Grazie.
Va bene, allora ci siamo, ricominciamo con conferenza stampa 39esima edizione del Festival di Torino. È un evento importante perché all'interno della programmazione del 39esimo Torino Film Festival, come sapete, c'è un omaggio al cinema di Johan Hagi Tomas e Khalil Jorej, che sono qua con noi. Grazie ovviamente per essere con noi quest'oggi. L'amico Massimo Causo, che collabora storicamente con la programmazione del Torino Film Festival ed è uno insomma delle persone che grazie alle sue scelte ha fatto parte della storia di questo festival, ha curato personalmente la personale completa su Johan e Khalil, che come sapete sono cineasti, artisti, filmmaker libanesi che con il loro lavoro hanno ovviamente raccontato parte della storia del Libano. L'occasione è molto ghiotta per chi ha a cuore il loro cinema o invece chi ha la fortuna di non conoscere il loro cinema in modo da poterlo scoprire, visto che all'interno della programmazione del Torino Film Festival possiamo vedere i loro cortometraggi e ovviamente anche i loro film. Quindi partendo da Around the Pink House procediamo con A Perfect Day, Qiyam 2000-2007, Je Veux Voir, The Lebanese Rocket Society. Quest'oggi poi, proprio nella giornata di quest'oggi, ci sarà la masterclass, occasione questa per riflettere e parlare del loro film che è presentato in anteprima all'interno del Torino Film Festival, che è Memory Box. Visto che abbiamo la fortuna di avere Massimo Causo con noi, io lascio a lui la parola per questo dialogo con Johan Hagi Tomas e Khalil Jorej. Ricordo ovviamente alla stampa in sala che possono chiedere di fare domande, lo stesso avviene per la sala stampa virtuale che ci segue su Zoom in questo momento. Massimo Causo. Buongiorno, grazie. Inizio con una domanda, io ovviamente poi lascio a voi il compito di continuare. Vorrei chiedere a Johan e a Khalil di parlarci del loro ultimo film, del loro nuovo film, Memory Box. Abbiamo avuto ieri sera una proiezione pubblica molto calorosa, un grande e lungo applauso ha accolto i titoli di coda, e testimonianza di un film che riesce ad avere un rapporto molto diretto e molto profondo con il pubblico. Era in concorso alla Berlinale, il film sta adesso iniziando il suo percorso anche in distribuzione nelle sale di tutta Europa. Ecco, vorrei chiedere a Johan e Khalil di parlarci di questo progetto che è molto legato alla loro esperienza personale e soprattutto di definire un po' la capacità che questo film ha di parlare del passato, di una vicenda personale legata alla guerra del Libano, alla guerra civile libanese, proiettandola però nel presente e nell'esperienza di un giovane, di una ragazza di oggi. Come avete costruito questo percorso e quali dinamiche avete seguito? Okay, buongiorno everybody. Can you hear me? Okay. So we're happy to be here first, and thank you so much for the invitation. We are very honored to be able to show all our film to this audience and to meet in person. So first, for the question of Massimo, Memory Box is like a film that we couldn't refuse to make because it is based on notebooks and tapes and letters that I wrote to my best friend during the 80s. From 82 to 88, for 6 years, she was in Paris, I was in Beirut during the civil wars, and we decided and we promised to each other to write every day, and this is what we did. And we lost contact, and I found back those notebooks like 25 years after I have written them, and to have them was like a sign of something, like to have them back, to be able to read all those little details, all those dailies that I had forgotten in a way, pushed me to address my own relation to history and memory
And with Khalil, we felt that it was really an important occasion to talk about it, especially because we had a daughter that was the same age than us, my friend and me, when we started writing to each other. She wanted to read those notebooks. I felt with Khalil it was not the right thing to do, but it gave us the idea of the film. And at that moment, we were trying also to explain and to transmit some history of our region and our particular country, Lebanon, that has a very complex story to our daughter. And we felt it was, this film is a good possibility to transmit this. Innanzitutto grazie, sono davvero felice di essere qui insieme a voi, è un onore per noi poter presentare tutti i nostri film e finalmente incontrare il pubblico di persona. Memory Box è stato un film che è un film che non avremmo mai potuto rifiutare di fare. Questo film raccoglie una serie di materiali che io stessa ho scritto e ho scambiato con la mia migliore amica, si tratta di diari, lettere, nastri, che ci siamo scambiate tra il 1982 e il 1988, nell'arco di 6 anni, quando lei viveva a Parigi e io ero a Beirut durante la guerra civile. Ci eravamo ripromesse e promesse di sentirci e di scriverci tutti i giorni e questo abbiamo fatto. Poi ci siamo perse di vista e 25 anni dopo io ho ritrovato questi materiali, questo diario costante di quegli anni, e per me è stato davvero un segno. Ho ricominciato a leggere quei diari e quegli scambi con lei e questo mi ha portato a riflettere sul mio passato e sul mio rapporto con la memoria, col mio passato e con il mio paese. E con Khalil abbiamo capito che era davvero una grande occasione, anche perché avevamo una figlia più o meno della mia età di allora, desiderosa di leggere questo materiale. Noi non ritenevamo che fosse una buona idea, però questo ci ha dato la possibilità di guardare al passato e di guardare il nostro paese, Libano, che sicuramente ha una storia estremamente complessa, che è giusto però che le nuove generazioni conoscono, che quindi nostra figlia deve arrivare a conoscere. È stato un modo per farglielo conoscere. It's important in a way to say those stories, because we felt that we, and I think it's important for every country, as the relation to history and to the past, it's not to be nostalgic, it's just to be able to live better in the present. And so we started working in this film with this idea of transmission about the past and the 80s, but in an active way. Like the daughter in the film, Alex, she will take images with her own tools, the tools of today. She will take images of those notebooks and she will fantasize those moments, because we felt it was really important to reactivate all this. And also, it was also for us an important thing to be able to do it in a very cinematic way. It's a film that is addressed to 3 generations, the generations of our parents, our generation, and the younger generation. And this was very important when we wrote and did this film. Ma l'idea per quanto ci riguarda era quella di raccontare una storia, e ritenevamo che fosse molto importante farlo in questo modo, perché il rapporto con il passato e con la nostra storia non deve essere di tipo nostalgico, deve essere utile per ciascuno di noi per vivere il nostro presente in modo migliore. E la questione della trasmissione è qualcosa che ci è sempre stata molto, molto a cuore. Era importante farlo appunto andando a rivisitare questi anni 80, ma facendolo attraverso gli strumenti che Alex, la giovane protagonista, ha a disposizione oggi, quindi la sua possibilità di andare a ricavare delle immagini di quel passato utilizzando gli strumenti assolutamente moderni e riattivando quindi la memoria di quel tempo. Per noi era fondamentale
realizzare un'opera di un valore cinematografico che arrivasse a mostrare tre generazioni diverse, quindi quella dei nostri genitori, la nostra, e quella dei nostri figli, generazioni più giovani, per riuscire a stabilire e a creare un legame. Se vuole aggiungere qualcosa, appunto, Khalil, sempre in merito a questo, a Memory Box. Memory Box is also based not just on the notebooks of Joanna, but also on my personal archive, photographic archives. Joanna used to write every day. When I'm saying writing, it's more than 50 pages every day, and recording from the radio, so we missed all the beginning of the songs. But however, I was doing the same kind of diary in Lebanon at that time, and we used my archive to confront, because Memory Box is a fiction, so we are inventing characters and mixing all our documentation to route it into real event, real sensation that we lived and that we were not able to remember after 30 years. It's... Sorry, you want... It is materials give us also the possibility of thinking about the status of the images and how it was changing in time, how images because my archive is nearly 50,000 images, and my daughter in 6 months on Snapchat does the same. So, but it's not, of course, the same kind of images, but nevertheless, it is also a diary. So for us, it was also a way to rethink about the power of images, and behind this, not just the power of images, the power of cinema and art and storytelling, because all our film and nearly all our films are always asking, how can we tell our stories in a place where we are living breaches, ruptures, because of different catastrophes and disasters. So it's a simple story. Vorrei aggiungere che appunto Joanna aveva questo immenso archivio di diari e di registrazioni sonore, ma io ho un archivio personale di fotografie, e a questo punto abbiamo messo insieme questi due patrimoni personali. Joanna aveva la capacità di scrivere anche 50 pagine al giorno, registrando delle trasmissioni radiofoniche, magari degli inizi di canzoni, e abbiamo fuso questo suo materiale con il mio, in modo da riuscire a elaborare dei veri e propri personaggi di finzione, perché si tratta appunto di un'opera cinematografica di finzione, e mescolando appunto entrambe le fonti di documentazione siamo riusciti a rievocare degli eventi che nessuno dei due era più in grado di ricordare dopo 30 anni. Ma questo ci ha anche permesso di riflettere attentamente sulla possibilità sullo statuto delle immagini oggigiorno. Il mio archivio fotografico comprende 50.000 scatti, praticamente lo stesso numero di istantanee che mia figlia è riuscita a racimolare grazie a Snapshot, e questo ci impone ovviamente una riflessione sul potere dell'immagine oggi nell'epoca in cui viviamo, e conseguentemente sul potere del cinema e dell'arte e della narrazione nelle forme che abbiamo a disposizione. In tutti i nostri film noi desideriamo raccontare delle storie in modo da creare un legame tra il passato e il presente in cui viviamo, nei luoghi che conosciamo. Allora, come dicevo, all'interno della programmazione del 39esimo Torino Film Festival ci sono tutti i film della coppia Joanna G. Thomas e Khalil Jorej, quindi si parte dal 1999 fino ad arrivare al 2021. Come avete capito, il loro cinema mette insieme realtà e finzione, diverse forme d'espressione, dalla fotografia al cinema, passando per arti performative e quant'altro. Questo costruisce un archivio, visto che si parlava proprio di quello, personale ed emotivo, di difficile gestione. Io parlo proprio dal punto di vista personale. La domanda che viene spontanea pensando Memory Box è come si riesce
a fare un cinema così, il cui manifesto è chiaro, palese, evidente, ma a gestire quel quantitativo di ricordi ed emozioni, perché io penso sia un carico emotivo, come dire, piuttosto ingombrante. Quindi semplicemente dal punto di vista personale, come riescono ad essere così programmatici e al tempo stesso personali, avere così a cuore il loro cinema, il loro prodotto. We start always from a place that is, we didn't study the art of cinema. We came from a place where we had to deal with certain things coming from our personal life and our difficulty to live that present, that moment. So for us, when we start a project, we don't know exactly where it will bring us. This is why we prefer to call ourselves researchers. Because it can be a fiction, it can be a documentary, it can be artwork, because we are also plasticians. But we always have to start from what we will call a necessity. Something that is hurting, something that we have to deal with it, and that is, meaning it's by working that we start to understand and analyze, discover, see the rhizomes that are behind them, and to not solve it, but at least start to live with it. And by doing so, by being so specific and local, we are addressing in the same time things to the others, because it's places of encounters, it is places of sharing. This is why we believe in those places, in like a theater place or an art place. It's a place of sharing. And we don't like to say universal, but at least we can extend this proposition to others and start a discussion, a place of encounters. Il nostro punto di partenza, non avendo noi sicuramente inventato l'arte cinematografica, non può che essere il nostro vissuto personale e le difficoltà che abbiamo incontrato nel momento in cui abbiamo vissuto determinate circostanze e determinati eventi. Ogni volta che iniziamo un nuovo progetto non sappiamo dove quel percorso ci porterà, dove stiamo andando e che direzione prenderà. Non sappiamo neanche se si tratterà di un'opera di finzione, di un documentario o di una installazione d'arte. Sappiamo però che partiamo da una necessità, un bisogno preciso di metterci a lavorare su qualche cosa per arrivare a capirla, per arrivare ad analizzarla e per riuscire quindi a portare uno sguardo diverso attorno a noi. Non si tratta di risolvere un problema o una difficoltà, ma si tratta di arrivare a imparare a conviverci. E questo, nel fare questo, quindi nel partire da una specificità così personale, riusciamo in qualche modo a intercettare anche il bisogno degli altri, creare uno spazio di incontro, uno spazio di condivisione, come potrebbe essere un teatro. Non ci piace utilizzare il termine universale, ci piace però pensare che nel nostro fare cinema noi facciamo una proposta che altri possono appunto intercettare e condividere. Using the archives, you know, for a very early stage when we were working, we had to deal with archives, it could be contemporary documents also, and it was really important for us in this film especially to see how can you do, as you were saying, two parallel things, treat photographic archives of Khalil and mine with this notebooks, and to say a story that could be emotional, because it was really important to respect also the story and the feeling that we had to accept the emotional side of it. And you have several phases of work when you have this. First, you discover the archives and all those notebooks and tapes. And so we prepared first how we're going to film them
and use my real notebooks, but put images of the cast. So we did a lot of images with the cast. More than 10,000 images were done, because it was really important to work on this idea of history of photography, in a way, how photography is being done. And then the second thing is that you shoot the film, and the third part is the part in the editing, where it's so important, finally, to be able to work with on those archives, and you rewrite a long part of it. So in the editing room, we did the first draft of film, and then we rewrote totally the part that you see as the archives. And this was a very interesting moment also to deal. Gli archivi sono sicuramente il punto di partenza iniziale di un progetto come questo, lo sono stati per Memory Box, e sono archivi composti anche di documenti contemporanei, perché appunto associamo il materiale fotografico al materiale scritto e registrato, che è quello che invece appartiene a me, e mescolando, andando a tessere insieme queste due fonti, arriviamo a creare parallelamente, a far rivivere l'aspetto emozionale della storia, assumendolo, riuscendo comunque a farlo nostro, e mostrando varie sfaccettature che riusciamo a individuare nel momento in cui andiamo a scandagliare, a scoprire proprio gli archivi. E questo fa sì che nel materiale invece scritto, che è quello che appartiene al mio archivio personale, si riesca a un certo punto a tessere insieme a queste parole l'immagine del cast. Abbiamo creato 10.000 scatti, e inserendo questa storia fotografica abbiamo iniziato quello che è stata la vera e propria ripresa del film. C'è un terzo momento però molto importante nella scrittura stessa del film e degli archivi, che è quello che si fa nella sala di montaggio, perché a quel punto c'è sicuramente una prima bozza e c'è una possibilità di vera e propria riscrittura degli archivi a seconda di come vengono montati i materiali che abbiamo a disposizione. Just to add something shortly, it was made possible also because we know very well our editor, and she was able to bring some of the artwork and experimentations that we made all those years and to put them in the film. And the second part, for the emotional part, it was because the casting, the actress, they didn't have the script. They just, we would tell them about the scenes. They don't have like an idea of the whole film. And so they are bringing a lot of their lives in the film, and I think this gave the film also a very emotional part, because it's really made with the lives of those actresses. Che aggiungere che la montatrice del film è una persona che lavora con noi da molto tempo, e sicuramente ha fatto tantissimo, ha realizzato tante opere d'arte e opere sperimentali, e questo suo background lo ha messo nel film e nel montaggio dello stesso film. E poi volevo precisare che se l'ultima parte risulta così densa di emozioni è perché noi non abbiamo fornito agli attori alcun tipo di sceneggiatura, abbiamo semplicemente descritto loro le situazioni, e poi sono stati loro veramente a metterci la propria vita. Ecco perché risulta così palpabile l'emozione, perché è una vita realmente vissuta degli attori. Allora, nel ringraziare Anna Ribot per la puntualità nella traduzione, ovviamente Joanna G. Thomas e Khalil Jorej, io do in conclusione la parola a Massimo Causo per l'appuntamento imprescindibile di questa sera. Sì, l'appuntamento è alle 14.30 alla sala Massimo 3 per la masterclass. Ci saremo noi insieme a Rosita Di Peri, che ci aiuterà ad entrare anche nelle dinamiche sociali, politiche, storiche del Libano, che sono comunque parte integrante, come avete sentito, della loro esperienza artistica. Ovviamente i film sono ancora in replica nei prossimi giorni. E da ultimo mi sembra il caso di ricordare che Memory Box uscirà in Italia, distribuito da Movies Inspired, nel 2022, presumibilmente fine gennaio, però la data è da definire, per cui sarà anche un film da, come dire, da sostenere e da rivedere anche in sala.
Grazie a Massimo Causo e grazie ovviamente a Joanna G. Thomas e Khalil Jorej. Grazie mille. Allora, ci siamo, grazie per essere qui. Questa è l'ultima conferenza stampa del giorno per il 39esimo Torino Film Festival. Stiamo presentando in questi giorni tutti i film concorso, fuori concorso, le varie sezioni collaterali. È giusto però a un certo punto parlare con chi questi film poi li deve vedere, perché noi abbiamo fieramente messo insieme un ottimo concorso e quindi siamo anche orgogliosi di poter mostrare questi film, non solo al pubblico ma ovviamente anche alla giuria. Per cui, grazie alla presenza anche del direttore Stefano Franciadicelle, abbiamo i giurati al tavolo. Quindi io do il benvenuto e ringrazio per il lavoro che stanno facendo la presidente di giuria, Ildiko Egnedì, molto piacere, grazie per essere con noi, grazie. E con pronuncia russa, e Eugeni Galperin, compositore che viene dalla Francia, anche lui. Io ricordo semplicemente che per una questione di misure di sicurezza abbiamo in questo momento due dei giurati al tavolo, ne avremo due fra pochissimo. Paola Randi in questo momento non è con noi perché ha avuto un problema, diciamo, di ordine tecnico, visto che è in ritardo con il treno, però ci teniamo a citarla. Semplicemente io partirei da Ildiko chiedendo l'esperienza di giurata, come sta andando in questi giorni a Torino e qual è l'importanza di un festival come quello di Torino, che ricordiamo è un festival dedicato a opere prime e opere seconde, quindi come dire è il festival delle scoperte per noi che selezioniamo e per i giurati. Debutants first and second films are really a hard job to find. A festival which is dealing with debuts has to have very sharp eyes, very focused, very, very special taste and intuition. Is it okay or should I? So I admire the Torino Festival for this work to launch new authors, which in some years become perhaps some of them the defining masters of our cinema, and I'm very happy to be in the jury because with time teaching became a sort of passion for me, and it's a beautiful experience to see new generations to find their way, to find their very personal voice. So it's a double pleasure. Sicuramente un festival che si propone di avere in concorso opere prime e seconde ha un duro lavoro perché non è sicuramente facile trovare nuovi film, è necessario da parte del comitato di selezione, della direzione artistica, avere uno sguardo molto acuto e estremamente concentrato e anche un alto livello di intuizione. Quindi ammiro profondamente il Torino Film Festival per il lavoro che prodiga ormai da tantissimi anni nello scovare e nel lanciare nuovi autori che tra qualche anno potrebbero diventare davvero nuovi maestri del cinema. Questo mi rende particolarmente felice di far parte della giuria quest'anno, è davvero una bellissima esperienza conoscere queste nuove generazioni di cineasti. Grazie. Io a Eugeni Galperin farei più o meno la stessa domanda, considerando però che appunto, visto che noi scegliamo nella giuria persone che hanno a che fare con ogni aspetto del cinema, ogni aspetto che compone un film, se dal suo punto di vista riesce, come dire, a essere imparziale o l'orecchio per forza di cose attento di Eugeni finisce per cogliere come primo elemento del film la musica, la colonna sonora, riesce a distaccarti, a goderti effettivamente un film da spettatore? Yes, even if I'm a composer, I think that when I watch a film, I watch it as just cinema lover, not as a composer.
I think it's much easier for me because otherwise I will be disturbed all the time by judging what I'm hearing. So I'm just trying to get in the story, into the vision of the director, and that's it. And if I not succeed, I'm not succeeding to get in, then I start to judge different separate elements and of course think about the music in first. But if the experience of audience for me is happening in a good way, I never think about music separately. It's mostly when I'm work on the films. So, and just to connect with the previous question about the importance of the festival, I think that it's great to see that the festival, how a festival can connect the audience with certain kind of films, author films. And I think that author films need this connection, because when the festival is as important as Turin Festival can be, it creates a kind of event and it attracts the audience to the film, to the theaters, and makes them discover something they maybe will never discover otherwise. And I think this is a very important thing the festival can do. Devo dire che quando io guardo un film lo vedo come amante del cinema e non nella mia professione di compositore, altrimenti sarebbe molto difficile per me riuscire a entrare nella storia, e invece se la storia mi cattura, se riesco a condividere la visione di un autore, a quel punto sono tutti i sensi che sono chiamati in causa. È soltanto se non riesco a farmi coinvolgere che a quel punto comincio magari a ragionare più con l'orecchio che non con tutto l'insieme dei sensi, a separare i vari elementi del film. Ma vorrei anche riagganciarmi alla prima domanda dicendo che è davvero importante che esistano festival conosciuti come il Torino Film Festival, che consentono al pubblico di conoscere il cinema d'autore, ossia quei film che hanno bisogno dei festival per riuscire a essere visti, ed è più che mai importante che esistano manifestazioni come queste per attrarre il pubblico nelle sale, per consentire loro di scoprire delle opere che diversamente non sarebbero in grado di conoscere. Questo è effettivamente poi il bello del Torino Film Festival, della programmazione che da 39 anni riempie appunto il cinema di Torino. Io chiedo alla stampa in sala se qualcuno ha delle domande da rivolgere al presidente di giuria Eidico Eniedi o a Eugeni Galperin. Altrimenti io li congedo salutandoli e ringraziandoli per il lavoro che stanno facendo con un applauso, e diamo poi... Mantenendo la nostra Anna al centro e ringraziandola come sempre per il lavoro che fa, io chiamo al tavolo gli altri due giurati presenti, quindi Isabelle Ivar, che si siede, e Alessandro Gassman, ovviamente. Grazie per essere con noi anche a voi. Alessandro Gassman, attore, regista, membro della giuria di quest'anno, e Isabelle Ivars, Library and Festival Manager, altri due tasselli importantissimi della nostra giuria. Non possiamo non fare a meno di pensare e citare il fatto che quest'anno, per la 39esima edizione, dopo uno sforzo straordinario fatto dal nostro direttore l'anno scorso, che ha a malincuore ma con estrema precisione e professionalità organizzato un festival online, quest'anno siamo tornati in sala. I giurati invece hanno dura vita, nel senso che se hanno fortuna magari riescono a rivedere per la seconda volta i film in sala circondati dal pubblico, e invece solitamente all'inizio nella sedia punitiva di casa in maniera del tutto scomoda. Però insomma è bello quest'anno pensare che siamo tornati in presenza, che siamo qua anche se con la mascherina e a un tavolo in tre, non in 5-6 come vorremmo essere. Io a Isabelle chiederei una riflessione sull'importanza di avere un festival in presenza e l'importanza di frequentare finalmente ancora le sale cinematografiche. Well, at the end of the day, when a director or a scriptwriter or the whole team of a film put together all the efforts to do a film, is because they want to connect with an audience, and the artwork
is to be a screen in a cinema. So yes, all the digital tools that in the last year we learned to use has been of a good advantage to bridge interactions and synergies. But at the end of the day, I'm a firm believer that festivals are a platform where not only you have the best light to present an artist's work, but also to create all these synergies for the future, for the whether it's composers or scriptwriters or directors, to forge new collaborations for the future. So in that sense, I think mainly for the younger generations and for first and second time feature film directors, it is very, very important to know the reaction of the public, to have the synergies with their counterparts in the industry. And in that sense, I think the physicality has to be always present for the cinema. Sicuramente un regista o uno sceneggiatore non compiono lo sforzo di realizzare un film perché questo film sia visto sugli schermi di casa. Desiderano creare un contatto con il pubblico e quindi le sale cinematografiche sono realmente il luogo deputato per poter godere appieno di un'opera cinematografica. Chiaro, l'anno scorso siamo tutti stati costretti ad utilizzare dei metodi digitali per far fronte ai lockdown, ma i festival sono finalmente un'occasione importante per non soltanto scoprire il lavoro di un artista, ma anche per riuscire a creare delle nuove sinergie, delle nuove forme di collaborazione in futuro. A maggior ragione un festival che propone una selezione di opere prime e seconde ha un ruolo estremamente importante per un autore che ha bisogno di percepire la reazione del pubblico, perché è sicuramente un indizio importante per il suo lavoro. Certo, come appunto abbiamo ricordato prima, fortunatamente quell'anno in cui non vedevamo i film in sala è ormai dimenticato, almeno adesso in questa edizione, quindi i giurati insieme anche a Paolo Randi, quelli che abbiamo qua quest'oggi, possono finalmente tornare a vedere i film in sala. Alessandro Gassman, ovviamente attore e regista italiano, inutile che ve lo sia presentare, e sono molto felice di avervi qui. Io anche a te farei più o meno la stessa domanda, quindi una riflessione sull'importanza di un festival come quello di Torino, che abbiamo ricordato essere un laboratorio di opere prime e opere seconde, che mette in luce dei nuovi talenti, e anche a te, se possibile, una riflessione su quello che è il piacere del cinema su grande schermo e la sala. Sì, grazie intanto per avermi invitato, per me è un'occasione, come sempre succede in questi casi, di imparare, fare parte di una giuria così multietnica, multiculturale, molto interessante per me. Ed è un onore poter giudicare dei film di persone, donne e uomini che iniziano, ci auguriamo, un lungo percorso creativo e artistico. E come dicevo Geni, è molto importante, bisogna essere molto attenti nel giudicare, perché è chiaro, quando uno fa un film e mette parte di sé, buona parte di sé in quello che fa, si apre, quindi diventa creatura delicata, ancora di più se probabilmente un primo film arriva dopo una lunga riflessione con tantissime aspettative. Quindi mi sto emozionando, il mio metodo di giudizio è sempre quello, io cerco emozioni, più ne vengono prodotte più il film mi piace, a prescindere dalla forma, il contenuto, eccetera eccetera. Credo che sia bellissimo, come già mi era successo quest'anno a Venezia, tornare in un festival dal vivo, vedere i film in sala. Il cinema in sala è più bello, soprattutto perché si condividono emozioni con altre persone, quindi quello che viene creato dal film viene in qualche maniera ampliato e acquisisce ancora maggiore forza. Quindi mi auguro di ricevere, come abbiamo fatto in questi due giorni, ancora più emozioni e di fare la scelta giusta con i miei colleghi alla fine di questa edizione. Grazie ancora. Grazie. E ovviamente, insomma, giusto, sala, pubblico, amplificatori di emozione, siamo sicuri che le scelte saranno quelle corrette. E, domande dalla sala per i nostri giurati?
Perfetto, allora a questo punto io chiederei ancora, se abbiamo la possibilità di avere qualche minuto ancora, visto che siamo qua in conferenza stampa, la stessa domanda, quello che accennava Alessandro adesso, insomma Isabel, se tu hai un metodo di giudizio sui film che vedi, qual è il vostro modus operandi, diciamo, chiamiamolo così, come lavorate su per dare un giudizio a un film che comunque ricordiamo appunto opera prima, opera seconda, quindi deve essere un impatto forte. I will totally agree with Alessandro. Obviously, the first impression is how you get moved and how it connects with you. But I would like to point out that when I was invited, I was very flattered because it's not usual that a jury has someone from the industry. And for me, it showed the aperture of understanding how the cinema is a 360-degree industry, and that Torino was very open to merge all these artistic and creative side of the cinema with what is behind, which is the distribution, how to approach the spectator, how we present the cinema, how times are completely changing the way we experience cinema. So for me, I feel very honored to represent all this community that we work on after the film is completed. And for me, it's important to evaluate a film from how a director is creating languages, is trying to connect with the audience, how this language and visuals can change how we perceive cinema and still be interested in cinema, because it seems that there is a huge dark cloud sometimes in the media and in the markets, that cinema is going to disappear, but it's like hundreds and hundreds of years that we always say it's going to be finished, but I don't think it's never happened. At least that's what I believe and I hope. Sono totalmente d'accordo con quanto ha detto Alessandro, l'aspetto emotivo e sentirsi in sintonia con una storia raccontata per me è fondamentale. Vorrei anche aggiungere che quando sono stata invitata a far parte di questa giuria mi sono sentita particolarmente adulata e onorata, perché non è così frequente che venga chiesto a un esponente dell'industria cinematografica, quale sono io, di far parte di una giuria, ma questo dimostra che c'è un'apertura nei confronti del concetto di cinema come industria a 360 gradi, ossia un'attività che ha sicuramente a cuore l'aspetto creativo e artistico, ma che tiene anche in considerazione l'importanza di una distribuzione per riuscire appunto a raggiungere quel pubblico che magari può fare fatica a godere dell'esperienza cinematografica, ma solo insieme si possono elaborare delle strategie. Quindi per me è molto importante rappresentare quest'altro aspetto del cinema e la comunità di cui faccio parte. Per quanto mi riguarda, il criterio di giudizio, al di là dell'emozione che un'opera è in grado di suscitare, è sicuramente la capacità di un autore di sviluppare un nuovo linguaggio cinematografico, un nuovo approccio visivo, in modo magari da riuscire a creare una percezione leggermente modificata del cinema e catturare quell'interesse che spesso gli spettatori fanno fatica a trovare. Ci sono nubi oscure che incombono sull'attività culturale cinematografica, però è da quando è stato inventato il cinema che si dice che è destinato a morire, e invece è ancora vivo. Giustamente Alessandro Gassman guarda con una certa ammirazione il lavoro che sta facendo la nostra Anna Ribotta, perché è tipo macchina da guerra instancabile. Attenzione, Stefano. Anna Ribotta è la storia del festival, perché tutte le tante edizioni ha passato tutti i direttori possibili. Non sono sola, ho tre colleghe, certo, Gigliola Viglietti, certo. Marina Spagnuolo, e sono 37 anni che facciamo il festival. Grazie Anna. Allora, li incontrerete in sala in questi giorni, ed è stato un piacere averli con noi. Al tavolo in questo momento Isabel Ivars, Library and Festival Manager, Alessandro Gassman, regista e attore. Ringrazio anche Eugeni Galperin, ovviamente, e il presidente di giuria, Ildico Egnedì. Paola Randi in questo momento appunto sta arrivando, però insomma ringraziamo ovviamente tutti, e ringraziamo anche Stefano Franciadicelli, direttore. Grazie alla giuria e buona visione. Grazie.